Pandolfi, Midillo, Crescentini, le figlie, Enzo Monteleone e poi le mamme Cortellesi, Bui, Massironi, Ferrari. Saluto Cristina Comencini, l'autrice dello spettacolo da cui Enzo ha tratto questo film, spettacolo che in tutta Italia, in tutte le repliche è stato sempre esaurito, e cedo la parola subito a voi, se avete già delle domande pronte. Sì, ok, Beatrice Bertuccioli, Cristian. Sì, la prima curiosità che mi sorge proprio per Cristina Comencini, perché non ha fatto lei la regia anche del film? È sua la commedia, era sua la regia teatrale, è uno spettacolo tutto al femminile, come mai questa scelta? Per le ragioni che ha detto, che era, dove sta? Ah, ecco, che era tutto tanto femminile. E siccome io l'ho messo in scena, teatro e tutto, pensavo di avere a teatro tirato fuori tutto quello che c'era da tirar fuori, e l'idea che fosse un uomo a guardare queste donne mi sembrava molto interessante. La seconda cosa, e credo di aver avuto ragione, perché a parte che il film è girato benissimo, ma la seconda parte gli ha dato una grandissima forza alla regia di Enzo, e anche una forza drammatica, che secondo me è molto importante per la generazione giovane, diciamo. E ha fatto un lavoro, diciamo, come un uomo che scopre le donne, che scopre un testo, scopre i loro sentimenti, e io non sarei stata capace di fare tutto questo, per cui per me era un'ottima cosa che l'abbia preso in mano lui. Salve, volevo chiedere a Monteleone che cosa aveva ovviamente imparato sull'universo femminile da questa esperienza, di che non sapesse già, e questa è una domanda. La seconda è questa, volevo sapere, questo forse è da Cristina e da lui, io ho avuto un po' la sensazione che nella prima parte e nella seconda parte c'è infelici come prima più di prima, nel senso che negli anni 50 per appunto tutto quello che sappiamo, e dopo lo stesso. Io così coltivo la speranza che invece siamo un po' più felici, siamo riusciti ad esserlo. Grazie. Ma quello che ho imparato, insomma, ho imparato a lavorare e ad apprezzare delle grandissime attrici. Questa è stata la cosa più bella di questa esperienza. Lavorare prima con il gruppo delle madri e poi col gruppo delle figlie, cioè è sempre bello lavorare col talento. E in questo caso c'erano 8 attrici di grandissimo talento con cui ho lavorato molto bene, e questa mi è stata una grande esperienza. Del resto, devo dire, ho una certa età, di donne ne ho conosciute anche nella vita, non dovevo aspettare questo set per conoscere. È una cosa che ho ritrovato nel testo di Cristina, quando abbiamo visto a teatro, ho ritrovato certe cose chiaramente di mia madre. Cioè, mia madre per me ha sempre avuto 40 anni, ha sempre avuto quell'età magica, le mamme non invecchiano mai, no? E aveva quei vestitini, in particolare quello che indossa la Cortellesi, cioè quello chiaro, bianco, con i fiori, aveva sempre il filo di perle, non giocava a carte ma faceva altre cose, però insomma quel tipo di mamma nei 60 che aveva su di sé il peso della famiglia, però anche il lavoro e far tornare i conti, eccetera, l'ho ritrovato nel testo di Cristina. E la cosa mi sembra bella e forte che c'è è che appunto, le mamme non piangono mai, cioè non dovrebbero piangere mai, soprattutto di fronte ai figli. Quando piangono, tirano fuori, o quando hanno questi momenti di debolezza, viene fuori il loro mondo e la loro capacità però immediatamente di rimettersi in pista e di cominciare subito a affrontare la vita con grande forza. Questo c'è. No, io non credo che sia un film assolutamente pessimista, cioè è la vita, cioè la vita anche degli uomini, ma in particolare questo parla delle donne, propone, come dire, delle continue sfide, dei momenti degli alti e dei bassi, e la forza delle donne è quella di non abbassarsi mai, cioè di non farsi mai mettere KO, si rialzano sempre, ricominciano con grande forza, grande entusiasmo e grande anche allegria. Ecco, la forza diversa rispetto agli uomini che diventano subito depressi, si deprimono, rimangono chiusi in casa, si fanno crescere la barba, girano in pigiama e guardano soltanto le prede di calcio in televisione, invece le donne
si riprendono la loro vita e ricominciano con grande forza e grande allegria. Buongiorno, io volevo chiedere alle 8 protagoniste, una, tutte bravissime, complimenti, veramente un film emozionante, e l'aspetto che vi ha intrigato di più del vostro personaggio. Facciamo prima le mamme, perché, vabbè no, come volete, è complicato, mamme e figlie, perché poi non mi corrisponde a te, alla cosa teatrale. Iniziamo da Alba. Salve. Allora, la cosa che di Giulia mi interessava di più, ma diciamo che mi ha colpito di tutta la seconda parte, era quella di come queste quattro donne che si incontrano loro malgrado, perché forse non si incontrerebbero se non avvenisse quello che avviene, passano un pomeriggio insieme e escono da quel pomeriggio cambiate attraverso appunto il confronto e rapportarsi le une alle altre. Per quanto riguarda Giulia, mi viene da dire che Giulia un po' la vita la subisce, no? Quindi subisce, rivedendo il film mi rendevo conto che lei comunque subisce l'affetto della madre per prima cosa, subisce il fidanzato, subisce la persona per la quale lavora, il suo capo, e forse per la prima volta durante quel pomeriggio lei rivendica un po' la sua condizione e attraverso l'emozione, la rabbia, la razionalità, perché lei cerca di capire perché è successa questa cosa, appunto io mi immagino che finito il film, se ci fosse un'altra parte del film, Giulia sarebbe diversa, anche grazie a loro. Grazie. Buongiorno, dunque Rossana, figlia di Sofia, forse Rossana in cuor suo ha l'idea di non essere mai stata desiderata dalla mamma, insomma, forse un giorno gliel'ha anche detto. È un mio personaggio molto brusco, anche aggressivo, credo che di assomigliarle abbastanza, tra l'altro. Sì, ogni tanto tiro fuori una strana aggressività che non serve, tra l'altro, questa è la cosa strana. Ed è sempre così tesa, mi dispiace che a un certo punto debba anche lei votare il sacco e manifestare un disagio che va al di là delle scelte che ha fatto, ma che le viene tutto buttato addosso dalla reazione del marito, da questo sciocco marito evidentemente, che invece di sostenerla nel fatto che lei è una donna forte, anzi le rimprovera di non essere abbastanza femminile, e lei cosa fa? Desidera un figlio. Mi sembra un meccanismo talmente malato che funziona benissimo. Dunque, quello che io ho trovato interessante nella mia parte è stato proprio il rapporto con le altre donne, perché è come se non ci fosse stata una soluzione di continuità tra la vita e quello che succedeva poi sul set, perché il rapporto tra le donne è quello, ci si parla di tutto, ci si dice tutto, si tirano fuori le cose più nascoste con una grande facilità, con una grande semplicità, e quindi la cosa più bella è stato appunto non sentire un distacco tra la mia vita personale con le mie amiche, la mia vita di relazione personale e poi lo svolgimento della situazione in scena. Ecco, questa era una cosa interessante, non c'era scrivere, non c'era stacco. Poi il mio personaggio è molto tenero, perché è nevrotica, è sola, però è anche molto generosa, vuole questo figlio a tutti i costi, perché la vita di per sé non ha senso se non la si dedica a qualcuno, insomma. Per cui è un personaggio che mi ha fatto una grande tenerezza, ma quello che è stato interessante è stato appunto ritrovare esattamente le dinamiche che si trovano nella vita con le amiche.